Posso dire che avevo fatto un liceo scientifico per andare in marina? <ride> io per sommergibilista volevo fare. Poi andando sott'acqua facevo il giro degli scogli, mi è venuto male all'orecchio ho detto no, io non posso andare, sommergibilista, vado in aeronautica. Allora sono pronto. Mi chiamo Aureliano Brutti e sono arrivato al grado di tenente colonnello in aeronautica. I 15 anni che ho passato in aeronautica per me sono stati i più belli. L'Italia è come un secchio d'acqua, mi è scivolato addosso ma non me la ricordo proprio. Dell'aeronautica mi ricordo tutto, tutti i particolari. E questo del lancio è iniziato a una bella giornata del 29 luglio del 1969. Ero su un aeroplano monoposto della, della sesta, Robrigata, facevo... Pilota chase al tenente Gianciabella, che, che faceva il primo e il secondo volo da solo. I primi due voli li accompagnavamo in decollo e in atterraggio, andavamo in ale, e Lui decolla, leader, andiamo, arriviamo in quota a 24.000 piedi di livello. Passo avanti io, ci stiamo trasferendo in zona Gavorrano, a nord di Grosseto. E mi pianta motore. Di colpo sento il fruscio de, del vento, i comandi che si bloccano, la radio che sparisce, automaticamente tiro la RAT l'elichetta che ti ridà l'idraulico e la corrente. E sento Cianciabella che mi dice: Poi Devo passare avanti? Vi giuro, mi è venuto da ridere. Ho detto: No, mi è piantato motore. Che eh, dico: Non ti preoccupare, vai sul, sul campo che ci sarà sicuro uno che ti prende e ti porta a compagnia laterale. quel momento c'era Carletto Podrini che diceva: Orleano, fai tutto quello che devi fare. E io, come guarda, come i cani di paolo sono entrato in emergenza a me, me cercato di rimettere in moto, non si rimetteva. Allora del cervello eh, dico, tirando il trigger dello spada si rimettono in moto le candeline, provato anche quello, non c'era niente da fare. Tanto si era scatenata il controllo, gli amici, tutti dove stai, che fai, cosa. fino a che a 5.000 piedi ho deciso, stavo sulle colline, non ero molto alto, mi sono ho detto va bene, mi lancio alla torre. Ho preso l'assetto, mi sono messo a posto, assetto positivo, 190 noti, pa! Io sono uscito guardando l'aeroplano che si andava via. Dopodiché mi sono ritrovato per aria che giravo e non si era aperto il paracadute. Vi giuro, microsecondo, ma neanche. Ho detto a Aureliano: come ti è andata male? Ma non la paura, la tristezza. La cosa strana in tutto questo coso: non c'è stata mai la paura. Mi guardo, stavo ancora seduto sul seggiolino del C2. sì, sì. No, una manata e l'unica cosa del lancio <ride> è stato un po' di un'uglietta un nera che è venuta fuori. Mi ritrovo appena si allontana, mi ritrovo appeso al paracadute, mi guardo, no, non avevo perso niente, né il... tutte le, co... le... le mie tasche, il manuale, l'MTP, le... il manuale delle emergenze, tutte quelle cose che ci portiamo in volo, anche un po' di roba che uno è così no, pensa che sono amuleti poi guardo e guardo il cielo no, era un azzurro tremendo io l'ho pensato azzurro aeronautico di Paolo Conte dico ah, faccio questo mi sistemo guardo sotto stavo sopra a un fiume con l'acqua dico cacchio dico sai che c'è dovessi oggi sbattere in un metro d'acqua e affogare in un metro d'acqua mi preparo per l'ammaraggio. Ora la parte, il, il battellino dove eravamo seduti, quello andava comunque sganciato, poi avevamo due banane qui sotto, non erano quelli al collo, erano... Eh? lì li, li aziono e mi preparo per l'ammaraggio. La eh, Invece guardo i, il vento piano 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 mi spostava verso una ferrovia elettrificata e un'alta tensione. Sono atterrato a 50 metri da, da quella qua. Allora dico: Qui bisogna. Tiro per scivolare da una parte. Il paracadute si, si chiude a metà la strizza. Dico: che Ho fatto qua. E poi, piano piano, però inesorabilmente, andavo da quella parte. Arrivo a una cinquantina di metri da, te da terra, tra due filari. Terra arata, quindi proprio in condizioni ideali mi dico, non ti irrigidire, trac, e atterro. A lei è ricaduto nell'anza del fiume. A quel punto, mentre mi sgancio dal paracadute, vedo all'inizio del de filare, de, perché io sono atterrato tra due filari d'uva, c'era una famigliola che si affacciava e si, ter, e si tirava indietro. Alla fine il, 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 il contadino con la famiglia dietro arriva, era una, lui la moglie e penso un paio di figli arriva io intanto mi ero levato il casco allora si erano avvicinati dice umano e umano dico dice, che è successo niente mi sono lanciato da un aeroplano dico mi andato bene lui diventa rosso dico non si preoccupi che non è successo niente in quel momento vedo arrivare eravamo vicini a un passaggio a livello ma vicinissimo arriva una giardinetta quella che avevano i sportelli di, di legno non so se vi ricordate noi che siamo del, dell'epoca ce la ricordiamo arriva un signore si presenta c'è un ristorante qui vicino dico va bene intanto mi ero tolto tutto quando dico guarda al contadino tra un po verranno a riprenderla questa roba se può tenermela da conto e vado a questo ristorante era mezzo, erano lo, Ah, non non, non l'ho detto, quando mi sono lanciato, guarda, la prima cosa che ho guardato è stato l'orologio, 12.16, mezzogiorno e 16. Arrivo lì al, al ristorante, nella parte barre c'era un sacco di gente, tutti che mi volevano dare da bere, io poi sono a stemio. alla fine per forza, se no non mi davano pace, mi sono fatto un cognacchino. Poi mi danno una, cosa, la liquida telefonica, trovo Grosseto. Telefono a Grosseto, tra, tra, passa non so quanti squilli. Alla fine il te, risponde il centralino, dico, Mi passa il comandante per favore? e eh no, dice c'è un'emergenza, non possiamo parlare. Veramente so io l'emergenza, e <coughs> me lo passa. Arriva, eh, dico, Mi passa il co comandante, non c'era. Telefono, telefono, alla fine arriva il capo ufficio comando che è un amico. Dice noi, è andato in aeroporto. E ah, vabbè, dico, passami l'aeroporto, dico che è questo telefono. Mi passa all'aeroporto, anche lì squilli perché non si capisce perché, ma quando uno si lancia tutti fuori a guardare, anche se uno sta a 70 km Arriva Gianni Lia, che è il maggiore, che era un mio compagno, eh, il mio comandante del gruppo, arriva e mi fa. Aurelino, allora, Aurelino perché in, America, in Germania quando ho fatto la transizione i tedeschi mi chiamavano Aurelino e, e, e mi rim era rimasto. A... Aurelino dove stai? E, no, dove... Dico guarda Gianni è andato tutto bene, c'eravamo del tu perché eravamo stati capitani insieme. E... Non mi sono fatto niente, tutto a posto e lui mi fa ma dove stai? Allora io mi rivolgo alla platea dico dove sto? A Casino di Terra, allora dico Gianni, a Casino di Terra, ecco, solo lì potevi cascare. Io all'epoca ero uno dei pochi eh, scapoli. Avevo un appartamentino a Castiglione della Pescaia e sai le, le, le leggende metropolitane. Io ero, uno, <ride> ero un casanova, non era vero. E mi diceva: Bene, ti mando l'elicottero finisco queste cose dopo un po' arriva l'elicottero salgo saluto tutti tutti gentilissimi no? e il sergente che questo elicottero era per i voli notturni perché andavamo sul mare queste cose prende fa casino cascina gross, eh, mare grosseto sul mare mi si mette a un metro dall'acqua e io ho detto oggi va, va bene così <ride> quando siamo arrivati a Grosseto che siamo atterrati, dico ma scusa ma perché hai fatto questo volo così impegnativo, sudava tutto, dice perché ero felice per te, vabbè se stavi un po' più alto eravamo felici in due, <ride> arrivo, mi porto le solite procedure, arriva il medico, mi porta, mi misura tutto, pressione, cose, non mi ero fatto niente, vado al pranzo, c'era pranzo di corpo, arrivo al pranzo di corpo, mangio. Alla vado, appena finisco, telefono a casa. Mi risponde uno zio, dico, zio come va? Io non telefonai, dico, ma mai sta telefonata? E eh, niente, dico così, eh, niente, tutto bene. E chiudo, dopo la... mi telefono e dice, ecco perché stavi bene, perché poi è andato sulla, sulla radio, insomma, la televisione, quindi eh, si so... non si sono preoccupati perché avevo telefonato. E il giorno dopo mi hanno mandato a Roma, due giorni a Roma, mi hanno rifatto i sono tornato al gruppo, ho fatto quattro, due giorni, quattro voli istruzionali e me ne sono tornato in, in ferie a 20 giorni e questa è stata tutta la, la, la situazione del coso. Le riflessioni sono che l'addestramento che facevamo era... Io mi sono comportato come... Nell'emergenza come un cane di pavlov Sono entrato nell'emergenza, non ho mai avuto la, la, la necessità di pensare, ma che mi succede? cosa Niente, tu entri, entri nelle emergenze, fai l'emergenza, non... è una cosa automatica, è diventata. Difatti, in tutta questa cosa, l'unica cosa che non devo dire, non perché fossi coraggioso, perché sono una persona normalissima. È stato il fatto di non aver mai pensato adesso che mi succede. L'unico tratto è quando non mi si è aperto il paracadute. Ma anche lì una tristezza infinita, come se ti quando ti muore un, un parente o cose così. E niente, questo è stato la, il mio lancio. In Italia sono venuto nel 72, e lì è stato anche. Non è stata una bella cosa per me, perché inizialmente c'è stata le crisi, le crisi de, 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 del petrolio, le crisi di tutto quanto, mi hanno fatto fare, mi hanno dequalificato. <ride> Poi dopo una, una vita così a 50 anni, finalmente sono riuscito a fare il corso comando e la metà di noi rinunciò. Io, devo dire onestamente non per, perché mi sono trovato bene con tutti però c'erano alcuni comandanti che non li reggevo non voglio fare i nomi ce n'era uno abbiamo fatto roma new york e il secondo non ha mai guardato oltre la metà del coso vabbè immagino che voi dell'ambiente lo sappiate, sappiate di chi parlavo e io dico no Vado a fare il corso comando e lì è stato dieci anni di paradiso per me. Volavo tutti i giorni con un comandante simpatico <ride> e per me è stato proprio, guarda, io, la figura del comandante. In Alitalia, se la sai apprezzare, è una figura eccezionale perché nessuno, se non vuoi fare carriera e quindi vai a passare per i corridoi e vai cose, non ti. Fila nessuno, niente, proprio fai il tuo lavoro, tranquillo, sereno, nessuno che ti chiede niente. Io poi non mi, non mi è successo mai niente, manco una gomma, niente proprio, quindi 25 anni proprio di, di paradiso. La scuola del Giumbo era una, una scuola meravigliosa. Io mi sono ritrovato lì, che era appena entrato, e mi ricordo che c'erano questi comandanti... Che parlavano a volte con i primi ufficiali, e mi ricordo un giorno, non mi ricordo se era veneziani o qualcuno così: disse, Quando ti dicono che una cosa non funziona, tu i primi cinque minuti proprio non fare niente, e aspetta pure dieci minuti perché il 50-60% dei problemi si risolvono da soli. Poi vediamo, se non si risolvono, vediamo quello che possiamo fare. Eh? Tremendo. A me è successa una cosa strana una delle poche strade sul DC9 che l'avrei mai picchiato. Amo uno slot, era più meno 3 più 1 mi pare eh, di ricordare lo slot, o meno 1 più 3. E qui, per cui era arrivato e tutti a bordo, tutti praticamente seduti, inizio il rullaggio perché erano le cose. Sento uno, uno steward il responsabile delle vendite che fa non siamo in sicurezza immagina l'atmosfera dei passeggeri non siamo in sicurezza lo chiamo viene in cabina perché non siamo in sicurezza dice perché c'era un bagaglio in mezzo al corridoio dico ma noi quando... mi è venuta la soluzione all'istante ma noi quante toilette abbiamo due, due mi fa lui con una possiamo volare, sì e allora prendevi cosa? Lo mettevi nella toaletta e chiudevi brutto stupido. Questa è stata l'unica cosa da volte che, che mi è successo perché mi trovavo benissimo io con gli equipaggi. Non, non smontavo la gerarchia, nel senso che ognuno, quando gli capita qualcosa, cerchi di risolverlo. Poi, se non ci potete, se non risolvete, lo, fate, lo passate responsabile. Se è responsabile. Deve fare tutto quello che vuole, se non riesce viene da me. Fermo l'estando che qualunque disservizio è colpa mia, quindi vi copro sempre. E mi sono sempre trovato bene perché nel briefing dicevo: noi adesso dobbiamo due, passare due o tre giorni insieme. Cerchiamo di stare felici e tranquilli, di, fare, di stare tranquilli perché. Non era sempre così. dall'Italia eh. io mi sono trovato bene, ne hanno parlato sempre male tutti, però tutti i 27 è arrivato lo stipendio. Tutti gli aeroplani che ho preso erano efficienti se no non glieli prendevamo. E quando scendevi ti davano i soldi per mangiare cose, gli alberghi erano di prima categoria c'era un po' di, di, di. Sempre queste crisi latenti della, della compagnia. Certo, non è stata, noi ci avevamo promesso di farci comandanti dopo 5-6 anni, invece siamo andati alle canende greche, se non ci fossero state quelle crisi probabilmente, anche dovuto al fatto che c'è anche... stato, non voglio fare il nome, un presidente che è arrivato che c'erano 130-140 aeroplani, quando se n'è andato c'erano una settantina. Perché lui era un, un finanziere, non era un industriale. Per cui, se lui avesse potuto mettere tutti gli aeroplani a terra e affittarsi tutte le linee, avrebbe guadagnato un sacco di soldi, però non c'era la mentalità industriale, era un finanziere, voleva solo fare i soldi. Invece, un industriale vuole anche fare espansione. Cosa. Lui è stato tremendo per l'Italia. Vabbè. Chiudiamola qui con la L'Italia.